La prima volta che sono arrivato alla città dei ragazzi è stato un bel momento, perché no, io sono arrivato nel nulla. Non pensavo che ci fosse qualcosa di organizzato per qualcuno che non c'ha nessuno. Welcome to a place where children with broken lives grow into citizens of the world, where young people's voices are heard, cultures are respected, and conflicts are resolved with compassion and fairness. A place where the future is given a chance. Welcome to Boys and Girls Towns of Italy, where young people are related to as citizens and develop vital skills through the practice of running their own town. We call it self-government. L'autogoverno non è altro che l'investimento, diciamo, sulla loro capacità di assumere delle responsabilità e anche di saper gestire altri ragazzi. L'autogoverno ci fa intuire le abilità relazionali del ragazzo. Everything was resolved among us. Whatever the decision was, we took that decision and we grew up with that decision. That sense of responsibility to prepare us for the outside world. Cittadina significa da aiutare gli altri ragazzi, per dargli una mano quando stanno male. Be respected is tell your opinion without fear. L'autogoverno viene vissuto in tutte le espressioni della vita quotidiana, quindi dall'alzarsi la mattina, rifarsi il letto e pensare al proprio programma della giornata, non solo proprio personale, ma quello collettivo di tutte le cittadine. C'è un sindaco, ci sono degli assessori e queste persone che costituiscono la giunta della città delle ragazze organizzano la vita all'interno di questa piccola casa che è la città. Quello che colpisce di più soprattutto è vedere i ragazzi della loro età che stanno conducendo l'assemblea e si dibatte in modo democratico, quindi uno parla rispettando l'altro e poi soprattutto quando ci sono delle elezioni, un ragazzo che non ha mai votato, quella è un'emozione veramente forte. The self-government model was developed by Boys and Girls Towns of Italy founder Monsignor Carol Abing, who left a promising Vatican career after World War II to attend to the tens of thousands of Italian orphans living on the streets. Monsignor created a structure where young people could feel safe and cared for by adults and have power over their own lives at the same time. Every 2 months, they hold elections, and 3 times a week, they meet in assembly to resolve any issues. Being mayor is a responsibility, so it's hard. Ho imparato a dirigere. Quando ero sindaco erano successi dei disordini all'interno della mensa e io mi aspettavo che gli educatori intervenissero. Invece vennero da me il presidente e mi disse che cosa facciamo? E quindi quello è proprio darti fiducia e responsabilità. E poi vabbè, siamo andati in assemblea e abbiamo cercato di capire quali furono i motivi di questo litigio. Infatti Monsignore spesso ci diceva: i ragazzi possono anche sbagliare, devono sbagliare per capire dove è lo sbaglio, che lo sbaglio poi porta alla crescita. Spirito di responsabilità insieme con gli altri è il contributo che Monsignore dà come idea, ma anche come pratica poi, di un aiuto allo sviluppo della società verso un bene migliore, il bicchiere mezzo pieno. The brutality occurring in the world today is driving record numbers of unaccompanied minors to flee, risking everything in search of a better life. And we see self-government as a model solution to this growing global humanitarian crisis. Dormivo per strada. Era difficilissimo perché pure ero piccolo e non sapevo la lingua. Era molto freddo. La sera ci portava una signora da mangiare. L'autogoverno qua a Città dei Ragazzi aiuta molto ai ragazzi per crescere, che ne so, per farli autonomo, per regolare la vita lo stesso. Non dicevo mai nulla, non riuscivo a esprimere me stessa. Senza, comunque l'esperienza di sindaco mi ha rafforzato, mi ha aiutato pure a esprimere coraggio. Votare dava la possibilità a noi ragazzi di sentirci partecipi di una realtà
che era la nostra. Alla città dei ragazzi ho imparato molte cose. Dirigere, prendermi le mie responsabilità, pur facendo il sindaco, di sostenere gli altri ragazzi, che è un compito molto importante, che mi ha fatto tanto piacere e mi ha insegnato tanto. The growth that the young people experience as citizens of their town combines with education and vocational training. Quando incontro una persona che penso possa essere interessata a inserire un nostro ragazzo nel mondo del lavoro, cerco innanzitutto di coinvolgerla nella vita della città dei ragazzi. Spesso io dico: venga da noi a trovarci e si renderà conto del lavoro che facciamo. E poi la statistica mi dice che i nostri ragazzi, se hanno la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, nel 90% dei casi poi riescono a restarci, perché hanno una capacità di adattamento e una flessibilità che li rende particolarmente appetibili. Sono molto felice perché sto facendo cose che non pensavo di riuscire a fare. Before I don't have any dream, I stayed in road. That time was really, really, really dangerous for me, but right now I have lots of dreams. I ragazzi, averli aperti alla speranza è un dato che non ha nessuna quantificazione, non può essere misurato. I think self-government helps the young people grow their sense of worth, their self-esteem, their sense of purpose, and it gives them responsibility in their community and in the world. It gives them a place. They bring the teachings that they have learned at Boys Town with them and hopefully make the world a better place to live. Ho cresciuto a sapere come convivere con un'altra persona, accettare un'altra persona. Mi sento cittadino del mondo, nel senso anch'io faccio parte di questo mondo.